Benvenuti a Il Punto, settimanale di politica, attualità e informazione dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Come sempre, un consigliere di maggioranza e uno di opposizione, ospiti di questo format televisivo e web. Il consigliere Stefano Pastorelli, capogruppo della Lega in consiglio regionale. Un caro saluto e a tutti. Eccolo qua, è il consigliere Vincenzo Bianconi, esponente del gruppo misto. Eh, parto proprio da lei, consigliere, perché ha avuto, eh, immagino, soddisfazione nell'ultima seduta dell'Assemblea legislativa, poiché è stata approvata e anche all'unanimità una sua mozione importante, molto complessa, presentata insieme al consigliere De Luca, che riguarda gli affitti brevi. Ma ecco, sembra un po' una, vorrei dire quasi una, le una legge quadro, no? è un altro tipo di atto, però racchiude dentro tantissime cose. Da che cosa è partito e, e a che cosa mira questa, eh, questo nuovo atto approvato dall'Assemblea? Questo è un tema a grandissima valenza locale, regionale e nazionale, se ne discute ormai, ormai da mesi, eh, porta con sé porta con sé tantissimi aspetti che impattano sulla vita, sull'identità dei centri storici, sulla vita dei cittadini residenti, sulla vita dei viaggiatori che scelgono l'Italia, l'Umbria, i nostri borghi e su aspetti collaterali quali possono essere fiscalità e, e sicurezza. Quindi in aula sono stato veramente contento e anche positivamente sorpreso dal, dall'aver raggiunto una, una limità e questo ha testimonianza che il tema è al centro. Gli affetti brevi sono cresciuti in Italia più che in qualsiasi altra parte nel mondo e in Europa. C'è un tema di non regolamentazione di un fenomeno che cinque anni fa contava circa 500.000 locazioni e che ad oggi in Italia è arrivato a 1.600.000. Questo sta trasformando in maniera, possiamo dire quasi sorprendente, l'identità di molte destinazioni turistiche, piccole e grandi, sta spingendo fuori dai centri storici i residenti, sta creando un fenomeno, una bolla di caro affitti, sta creando il problema... L'emergenza alloggiativa che è amplificata anche da questo sistema. Oltre a questo, c'è un tema legato al lavoro sommerso, c'è un tema legato ad una eh, concorrenza che diventa sleale laddove una tipologia di ricettività va ad impattare su altri segmenti della ricettività in tutte le loro eh, rappresentazioni. Crea un problema di sicurezza perché laddove non c'è chiarezza si genera un problema di sicurezza nella tracciabilità, nella registrazione degli alloggiati. Che poi ancora di più si amplifica laddove si sa che magari ci sono delle aree grigie. Quindi chi ha un problema probabilmente cercherà delle soluzioni alleggiative laddove magari la maglia dei controlli può essere più bassa. E c'è un problema poi per i residenti, data dalla dal poco controllo, ma anche in alcuni casi da standard minimi legati alla sicurezza di questi alloggi che potrebbero mettere in discussione la salute stessa di chi li sceglie e la salute magari degli stessi condomini di quel palazzo. Penso alle eh, problematiche legate agli incendi, alle fughe di gas e a quant'altro che si può generare all'interno di un luogo poco conosciuto da chi lo va. Tra virgolette, a, a utilizzare. Questo è il tema quadro. Il governo sta da tempo incontrando i vari attori perché gli interessi sono infiniti intorno a questa materia. I vari portatori di, di interessi che ovvio sono abbarbicati su due lati contrapposti. Allora, quello che si è voluto fare con questa con questa mozione era identificare bene tutte le aree di criticità e fare in modo che ci fosse da parte della nostra regione una rappresentazione di queste affinché si co potesse costruire il modello italiano degli affetti brevi. Dico modello italiano perché in giro per il mondo ci sono stati interventi variegati da situazioni, da grandi città dove lo prevedono non inferiore ad un anno, dove lo prevedono non inferiore a due unità di alloggio dove lo prevedono differenziato a seconda dei quartieri della città. Ecco, credo che noi rispetto a questo dobbiamo dare una risposta come Italia con le nostre peculiarità, con la nostra idea di qualità nel turismo, con la nostra idea di equità sociale. E chiudo dicendo questo, equità sociale. È vero che gli affitti brevi possono aiutare anche parte della nostra popolazione che sono in difficoltà economiche. E credo che sia giusto che questo avvenga, però allo stesso tempo dobbiamo rispettare tutto il resto del mondo, residenti, altri settori economici. Quindi la proposta introdotta no, tra le informazioni che vanno a perimetrare questa mozione è quella di avere un valore oggettivo di riferimento che è il reddito ISE. Quindi non prendere in considerazione altri aspetti, il numero dei figli e altre cose, ma il reddito Isee. E quindi concedere la possibilità, senza avere un'identità imprenditoriale, a quelle famiglie, a quelle persone che hanno un reddito Isee basso. Per un tetto, si propone, di quattro posti letto. Quattro posti letto per famiglie che hanno un reddito Isee basso è una dimensione che contribuisce al reddito. Poi se si vuole andare oltre... Per carità, sono un imprenditore liberale, aperto, dico ok, ma introduciamo un modello imprenditoriale all'interno del quale le regole sono uguali per tutti. Regole che servono a garantire, ripeto di nuovo, residenti, viaggiatori e altri comparti della nostra economia. Quindi, questo. È, secondo me, una base di ragionamento che evidenzia punti di forza e di debolezza di questo. Il prodotto turistico deve crescere, deve essere variegato, continuerà a mutare perché mutano le esigenze delle persone e questo è sano ed è positivo e non si devono mettere i cancelli sul mare. Deve essere equo e giusto per tutti. E sono contento, chiudo, mi scusi, che... Tutta l'Aula abbia condiviso questi valori perché credo è così che si può costruire un modello duraturo nel tempo, perché gli impatti delle nostre decisioni non devono essere visti a un anno, ma devono essere visti nel tempo, quindi nei prossimi dieci anni. Pastorelli, Ma, la maggioranza non accade spessissimo che voti compatta su un provvedimento che nasce dalle file dell'opposizione, in questo caso sì, però cioè, avete riconosciuto che è un settore da eh, tutelare. In effetti ormai è anche una questione che i cittadini stanno scoprendo. Io abito in un condominio dove alcuni appartamenti sono diventati qualcos'altro che non casa di un'altra famiglia. Quindi, c'è un certo via vai ci sono turisti nel palazzo non, non si perde ecco la mozione di bianconi parla anche di deterioramento dell'identità dell'umbria cioè è un discorso complicato non è soltanto di salvare il turismo dare locazioni dove è possibile cercare di sviluppare quello che c'è in arrivo ma anche di dare un contorno delle regole certe alle persone, alle persone che vivono nelle case, alle persone che poi, e vorrei anche dire, l'affitto non regolamentato crea problemi anche a chi cerca poco. C'è tanta gente per strada, ci sono studenti che stanno avendo difficoltà a trovare appartamenti, quindi anche questa non regolamentazione va a danno anche di questo. È d'accordo? Come la vede? Assolutamente sì, ma lo spirito infatti della mozione che è stata presentata dal consigliere Bianconi assieme al consigliere De Luca e poi è una riprova anche plastica che questa maggioranza non sa dire solo di no, ma evidentemente su dei temi che sono temi importanti, dove ci sono poi spunti propositivi per la crescita, la valorizzazione dei borghi, dei centri storici dell'Umbria, ecco su questo ci trova pienamente d'accordo e noi abbiamo votato convintamente questa mozione. Lo vedevo, ecco, il consigliere Bianconi, particolarmente felice, ma eh, per noi può rappresentare eh, evidentemente la normalità perché, come ha detto lei, c'è un'interlocuzione un, un in questo momento che avviene a livello governativo centrale, quindi a Roma, eh, dove si stanno analizzando un pochino tutte queste problematiche. Ecco, noi dobbiamo lavorare tutti insieme perché preservare le nostre città, ma in Umbra io parlerei più dei, dei nostri paesi, dei nostri borghi, dei nostri centri storici splendidi, ecco, eh, dobbiamo lavorare tutti insieme per far sì che si dia la miglior risposta no, a queste problematiche, ma anche evitando che si creino ulteriori problemi di degrado e, e, e quant'altro. Ecco, il eh, consigliere Biancone ha sentito che parlava di una proposta legata all'ISE. Eh, anche qui io va, va benissimo metterei ecco magari eh, siccome lo spopolamento dei centri storici è un tema molto caldo io vengo da Sisi tutti lo sanno e anche lì eh, purtroppo il centro storico vive di uno spopolamento eh, come tanti altri centri storici dell'Umbria eh, diciamo senza precedenti ecco dovremmo comunque dare un, una risposta magari a quelle famiglie, a quelle persone che si sono allontanate dai centri storici perché economicamente evidentemente non possono sostenere certi tipi di affitti e quindi fare un ragionamento insieme ampio anche a livello governativo, quindi questo è l'impegno anche che ci prendiamo come gruppo Lega, eh, siamo al governo, quindi qualche impegno e responsabilità siamo abituati a prenderceli, ecco, questo è il messaggio che vorremmo eh, portare direttamente a Roma prendendo spunto eh, dalla bella mozione che è stata fatta dal consigliere Bianconi. Ecco, il turismo, si parla di turismo, eh, questa giunta regionale è sotto gli occhi di tutti. Gli investimenti sul turismo sono stati fatti tanti, eh, ricordo le tante promozioni pubblicitarie, eh, mentre magari qualcuno, le precedenti amministrazioni regionali, eh, pubblicizzavano l'Umbria con le foto della Val d'Orcia, quindi in Toscana. Quindi c'era una leggerezza, una banalità nell'affrontare questo tema. Ecco, noi siamo stati molto seri su questi, abbiamo anche investito molto sul segmento turistico, vogliamo continuare a farlo, evidentemente prendendo anche degli spunti dalla minoranza, quando quei spunti sono spunti che vanno nell'interesse degli umbri. Bianconi, se parliamo di turismo, lei è proprio un operatore di questo settore. I dati sono confortanti, c'è stato un grande turismo quest'anno. Diciamo che da dopo il covid i numeri sono tornati a salire, si sta di nuovo differenziando la platea di coloro che apprezzano il nostro paese, la nostra regione. C'è stato il ritorno degli americani, c'è un aeroporto che va a gonfie vele, le prospettive sono buone. E che cosa ancora c'è da fare per migliorare ulteriormente e fare dell'Umbria, eh, fare un boom turistico in Umbria? Ripeto, i dati sono buoni, ma le, le potenzialità non solo della nostra regione, ma un po' dell'Italia in generale si ritiene che siano sempre ancora non del tutto espresse. Secondo lei che lavora anche in questo settore, qual è la strada maestra da percorrere per diventare leader? dell'offerta turistica. Ma intanto eh, non posso non eh, riconoscere a questa maggioranza, a questo governo regionale di aver investito pesantemente nel turismo e di aver avuto coraggio, perché di questo si tratta, di investire pesantemente sull'aeroporto di Assisi. E questo è un dato. Quando si investe da una parte e le, e le, e le risorse sono quelle, bisogna decidere dove metterle. E Si è scelto di investire sul turismo e i numeri dell'aeroporto dell'Umbria di Assisi sono dei numeri importanti. Quindi questo è un tema, no? far arrivare le persone in Umbria. E quando parliamo di mercati sappiamo tutti che i mercati stranieri, specialmente quello americano che lei ha citato, sono in questo momento i mercati più altospendenti che ci sono. Quindi in un'idea di allargare l'offerta eh, di prodotto Umbria sul mercato, differenziandola anche per tipologie di turismo, indubbiamente cercare di intercettare la fascia più alta del mercato rappresenta un'opportunità in più. Un'opportunità più per le imprese, un'opportunità in più per tutti quelli che operano dal dettaglio nei servizi al commercio e quant'altro. Cosa bisognerebbe fare? Beh, io eh, cercherei di fare in modo che le azioni di promozione e di commercializzazione del Prodotto Umbria siano fortissime nei paesi generatori di domanda. E siano fortissimi nei luoghi in cui l'aeroporto vola perché è lì che bisogna stimolare pesantemente la voglia di Umbria perché poi abbiamo il mezzo che ce li porta a casa. E questo è qualcosa sul quale secondo me possiamo agire meglio. Poi c'è un tema: io ho studiato all'Università del Turismo di Assisi. Eh, credo che una università del turismo che si rilanci, che ambisca a diventare uno dei migliori luoghi in Italia dove, fermar, dove formarsi per il turismo, per, a livello manageriale, a livello di gestione di imprese turistiche, una regione come l'Umbria dovrebbe averlo, dovrebbe metterlo al centro delle sue priorità perché il turismo è fatto soprattutto di persone. È fatto soprattutto di persone e sono le persone preparate che cambiano le prospettive del futuro. Oggi se andiamo a guardare in giro per l'Italia, ma a volte anche fuori dall'Italia, spesso troviamo in ruoli importantissimi e di vertice studenti che sono passati per l'Università del Turismo di Assisi, che prima era il CST di Assisi, il Centro Superiore di Studi sul Turismo di Assisi, e quelle persone sono un patrimonio. Avere una sorgente di persone preparate nella nostra regione fa sì che una parte di loro sicuramente si innamoreranno dell'Umbria e resteranno qui facendo la fortuna di questa regione per la loro passione e la loro preparazione. Questo è un elemento, a mio avviso, fondamentale per la parte alta manageriale vicino a questo ce ne vorrebbe un altro che è quello invece per la grande formazione nell'operatività e quindi parliamo di creare una scuola di eccellenza così come esistono purtroppo, dico io purtroppo, lo ripeto, soltanto in Svizzera rispetto all'Europa sulla formazione di figure operative che sono di sala, di cucina, di reception, un qualcosa che è tra l'università e le scuole alberghiere, qualcosa che è qui in mezzo, è una specializzazione, con queste chiavi, con la potenzialità che ha questa regione. Se noi saremo in grado, come questa mozione fa intendere, di difendere la nostra identità, perché poi se perdiamo il nostro valore qual è? È la nostra identità, difendere la nostra identità. L'Umbria sta crescendo tantissimo, il rischio quale sarà? Quello di fare gli errori di altre regioni e di diventare dei luoghi di plastica, vuol dire costruiti per rispondere in maniera perfetta al turismo senza mantenere anche qualche cosa che sembra non essere così perfetto per il turismo, ma, con, che, ma che connota chi siamo. E il chi siamo farà, farà la differenza oggi e domani. Pastorelli, assisi più che mai al centro, dicevo l'aeroporto di grande successo, numeri importanti anche citazioni su giornali importanti, il New York Times ha parlato dell'Umbria, dell'aeroporto San Francesco, eh, la pubblicità non è mancata, le potenzialità sono tante. Lei tra l'altro in aula ha avuto anche una, ehm, un atto che è stato approvato, anche in questo caso all'unanimità, quindi il discorso con lei lo amplio così. Che cos'è questa rivalutazione dell'importo annuale a carico dei taxi autorizzati all'ingresso, all'accesso nell'area aeroportuale? Stiamo diventando un piccolo fiumicino. Che, che cosa va a normare questo atto che ha presentato lei con la consigliera Fioroni? Ovviamente non è un privilegio che vogliamo dare a, ai tassisti, perché eh, assolutamente no, ma va in una direzione eh, di, eh, come dire, di buonsenso ovvero eh, agli operatori è stato richiesto dalla SASE con una lettera a settembre eh, quindi per l'accesso all'aeroporto quindi normato da una sbarra e quant'altro quindi per carico scarico è stato eh, richiesto una tariffa annuale di 150 euro più IVA ecco da una documentazione che mi sono fatto eh, analizzando un pochino tutti gli altri aeroporti, eh, aeroporti italiani anche di, di maggior valenza di maggior flusso ci sono cifre nettamente inferiori oppure eh, vicine a, allo zero. Ecco, noi in questo momento dove l'aeroporto, eh, lo ha detto lei, lo ha detto anche il consigliere Bianconi che ha, che ha riconosciuto il lavoro di questa giunta e permettetemi da consigliere regionale che comunque afferisce al territorio dell'Assisano, per me è anche una soddisfazione. È un lavoro che comunque resterà nel tempo e qualcuno dirà magari quando non sarò più nel ruolo, dice ma che cosa hai fatto? Beh qualcosina penso che abbiamo fatto, abbiamo fatto tutti insieme, la Presidente De ci ha creduto molto. Ecco, quindi non creiamo queste barriere ma cerchiamo collaborazione, evitiamo anche qui che eh, mettendo una tariffa alta si possa generare anche eh, quel lavoro nero che poi può emergere, perché okay, non ti entrano più, magari qualcuno li aspetta fuori e tu non prendi nulla, quindi ci potrebbe essere anche questo tipo di generazione di lavoro nero. Eh, noi quindi abbiamo chiesto l'apertura di un tavolo dove eh, la regione dovrà fare la sua parte, la SASE e l'associazione di categoria, dove mettere a sistema... Dato che parliamo di un aeroporto che sta crescendo molto, ricordo agli Umbri che è il terzo aeroporto in Europa per crescita in Europa. Ecco, quindi, eh, qui anche a eh, valorizzare l'impegno che c'è stato su questo, mettiamoci eh, seduti tutti quanti e cerchiamo la miglior soluzione su questo che può sembrare un piccolo problema, ma magari per gli, per gli operatori non lo è. Ecco, partiamo da qui e eh, facciamo tutto il resto. Questo penso che debba essere l'approccio che eh, debba essere poi calato un pochino su tutti i problemi. Piccoli problemi se non affrontati diventano grandi, quindi è importante anche i particolari. Eh, Pastorelli rimango da lei, poi anche con Vincenzo Bianconi, stessa domanda, stesso argomento. C'è una commissione d'inchiesta dentro questo palazzo che si occupa di sanità. È una commissione d'inchiesta, cioè è riservata, le sue sedute non sono pubbliche e io vorrei, se ci riusciamo in poche parole, eh, portare a conoscenza non dei particolari di quello che state analizzando, ma qual è l'azione la, che state facendo su questo campo, perché la sanità naturalmente è il tema sempre scottante, sempre attuale, che riguarda tutti quanti. Ecco, come stanno procedendo questi lavori? Qual è il vostro input, visto che non ne diamo anche noi adeguata pubblicità proprio perché è riservata? Sì, come dice lei, commissione riservata, di cui io sono il presidente, è una commissione d'inchiesta Covid, però, quindi sanità, tutto ciò che è legato ai problemi che ci sono stati, legati purtroppo al periodo del Covid. Ecco, è un lavoro che noi stiamo portando avanti con serietà insieme a tutti i membri. Dove stiamo e abbiamo analizzato gran parte de, del, delle misure messe in campo dal governo regionale per affrontare l'emergenza Covid. Ad ora ci sembra un quadro, un quadro molto, molto chiaro e ben delineato, non sono emerse diciamo, grosse, grosse, grosse questioni. Diciamo così. E, anche perché, anche qui, voglio ricordare agli Umbri che eh, l'Umbria, a periodo del Covid, è stata una delle regioni che ha affrontato nel miglior modo eh, il Covid. Ricordo a tutti, e quindi è un esercizio che dobbiamo fare, e lo ripeto in ogni trasmissione, gli Umbri da dove siamo partiti, ecco, perché siamo andati a votazioni, ecco, ricordiamoci questo e poi ricordiamo che per il periodo del Covid ci siamo trovati con la pandem pandemia dentro casa, con poco più di 60 terapie intensive, mentre per eh, legge ne erano previste più di 100. Questa giunta regionale, la presidente Tesei, hanno corso lavorato giorno e notte per creare comunque un, un surplus di terapie intensive. Ricordo adesso siamo sopra 120-130, quindi c'è stato un lavoro massivo su questo. Ci sono dei problemi all'interno della sanità umbra? Sì, ci eh, sono dei problemi all'interno della sanità nazionale? Sì, perché. Tutte le regioni, perché noi poi prendiamo anche i dati con le altre regioni, hanno dei problemi. La sanità è un problema che riguarda tutti, quindi non è un problema umbro. Cercheremo ovviamente con serietà di affrontare tutti i problemi, anche legati agli ospedali, perché poi qui tutti vogliono appunto, maternità, punto maternità. Eh, penso che con 17 ospedali in Umbria il ragionamento vada fatto, un ragionamento serio dove io mi aspetto che l'utente, il, il malato, possa andare in una struttura dove possa essere curato lì nel migliore dei modi, ma non giusto per, andar, per andarci perché è sotto casa. Ecco, questa è una mentalità che ci dobbiamo scrollare di dosso perché la salute è un tema importante. E allora la sanità territoriale. Bianconi è, diciamo così, l'obiettivo, l'orizzonte verso cui puntare. Visto che non si possono tenere aperti tutti gli ospedali. Ricordo anche che il punto nascita dipende anche dalle nascite. Cioè, a livello quindi, di legge nazionale se ci sono non, troppe parole, eh. il punto viene dichiarato non sicuro e quindi Purtroppo. si deve nascere da un'altra parte. Insomma, la legge ha i suoi eh, paletti, la sanità umbra. Come sarà? Ce la faremo in tempi brevi a dare delle risposte territoriali alla carenza dentro le strutture canoniche, gli ospedali? Faccio solo un passo indietro ripartendo dalla, dalla commissione della quale parte, di, cui, di cui io faccio parte eh, e credo che sia un dovere, un dovere per noi consiglieri aver eh, richiesto questa commissione per... Approfondire la conoscenza. Approfondire la conoscenza su un periodo molto importante che ha colpito la nostra regione all'interno del quale sono state investite molte risorse e sono state fatte molte scelte. Quindi da qui eh, credo che sia importante dividere no? le scelte che possono essere figlie di una lettura e di una strategia che può essere anche diversa nell'affrontarle, eh, e le scelte che a valle di un approfondimento possono apparire o non apparire condivisibili, essere portatrici di errori o di non errori. Questo, a questo serve questa commissione per raccogliere le informazioni e dare a tutti la serenità di comprendere in profondità quello che è successo. Sulla gestione del periodo Covid, come minoranza abbiamo insomma, una visione che non è sempre rosea, eh, alcune scelte eh, non le abbiamo condivise, faccio un esempio l'ospedale da campo, o altre scelte di organizzazione, sono punti di vista, il tema è attraverso la commissione, sono stati fatti errori, non sono stati fatti errori e quant'altro, questo stiamo facendo. Entrando invece nel, nel discorso della, della, della sanità, ma io quello che mi auspico è che... Il piano sanitario che mi sarebbe piaciuto molto e che fosse stato più concertato, più condiviso, più oggetto di eh, un'ampia discussione all'interno della quale tutti avessero avuto la possibilità di fornire un contributo e poi, è ovvio, a chi governa spetta la responsabilità di scegliere. Questo credo sia se è un po' mancato e credo che sia una perdita di opportunità per provare a raggiungere il meglio possibile per l'Umbria, ma vedremo a quando uscirà il piano, magari si raggiungerà il meglio. Io sono qui per tifare per l'Umbria, non sono qui per tifare contro la maggioranza sperando che sbagli perché così succederà qualcosa. Io sono da Umbra, prima di tutto sono un cittadino Umbro che è qui per cercare di difendere gli interessi degli Umbri e fare in modo che ci, siano, ci sia un'Umbria unica, che non ci siano Umbri di serie A e Umbri di serie B. Io vengo da un'area interna, lontana spesso dai grandi poli di interesse e di voto di questa regione, all'interno all di... Di questo il consigliere Pastorelli mi ha fatto vedere un, un demiantino e, e voglio ricordare al consigliere Pastorelli che quando si votò in aula per l'eli soccorso, il consigliere Bianconi ha votato a favore dell'eli soccorso, so. perché le cose per me sono o giuste o sbagliate, secondo quello che è il nostro patrimonio di conoscenza. Ritornando alla territorialità, quello che a me piacerebbe è che ci fosse la costruzione di un piano sanitario in grado di dare con dignità la risposta a tutti gli umbri. Sono d'accordo, è finito il tempo del pretendere di avere il punto nascite sotto casa. Noi a Norcia l'abbiamo perso, forse io so, 50 anni, poco dopo la mia nascita, sono uno degli ultimi che ha scritto sulla carta di identità, nato a Norcia, questo indubbiamente fa male, è come vedersi strappato un pezzo di identità, ma bisogna fare i conti poi con la realtà che è un'altra cosa. Quello che mi aspetto però è che ci sia una risposta in grado di non mettere in discussione la possibilità per le persone più deboli, più fragili in questa regione per le situazioni tempo dipendenti di dover abbandonare dei territori di questa Umbria perché ci si sente a rischio della propria vita o della vita dei propri cari. Quello che, mi ha, quello che auspico è che il piano sanitario permetta... Di sviluppare a tutta la regione perché l'assenza di certe risposte sanitarie impediscono anche uno sviluppo economico su temi come anche il turismo, dove gli operatori di oggi e di domani vanno anche ad analizzare oltre alla qualità delle strutture ricettive, la bellezza dell'arte, eccetera, ma anche la risposta sanitaria per i loro ospiti. Quindi mi auguro che sia un piano equo e giusto, che non ci siano doppioni a 10 metri, perché la cosa che le persone proprio non riescono a capire è, e a digerire è vedersi togliere qualche cosa che loro giudicano importante e poi vedere magari a qualche decina di chilometri due situazioni doppie che non hanno... Motivo e giustificazione se non un accordo o un compromesso politico che con la razionalizzazione e l'ottimizzazione non ha nulla a che fare. Quindi, mi auguro che questo piano sia ambizioso e che possa dare una risposta concreta e positiva per tutti. Questa que è la mia ambizione. Le di cui parla lei le abbiamo trovate perché qualcuno li aveva fatti, non certamente questa maggioranza. A voi l'onore eh, eh. e l'onere ah, ecco, di sminarli. Benissimo, benissimo, eh. beh, il nostro tempo è terminato. Ringrazio il consigliere Pastorelli Grazie, che si, si è aiutato stato. anche per mettere il puntino <ride> sull'eli soccorso. Eh, che parlando di sanità, umbri, qua è non è vietato come in aula, quindi eh. ha fatto bene a mostrarlo. Era anche questo un punto importantissimo se vogliamo parlare della sanità. Vi ringrazio per la vostra presenza, ringrazio chi ci ha seguito da casa o via web. Appuntamento alla prossima settimana.